dicevo, oggi in un certo senso segniamo un po' un punto di svolta nel programma del corso, nel senso che oltre, diciamo così, a chiudere la parte introduttiva sull'architettura orientata ai servizi che abbiamo iniziato la settimana scorsa, vi racconto di fatto le ultime due cose che ci servono per lavorare con applicazioni web in, in JSP. Finora ci eravamo detti all'inizio del corso che uno dei problemi chiave, vabbè, oltre al fatto della scalabilità, della manutenibilità dei software, era quello dell'integrazione. Finora di integrazione non abbiamo ancora visto un granché, nel senso che stiamo cominciando a vedere adesso dal punto di vista teorico, no, di che cosa si tratta, ma dal punto di vista pratico non ancora. No? Finora abbiamo di fatto lavorato sul nucleo duro, sul nocciolo principale di quello che è lo schema di sviluppo di un'applicazione web. No? Ci siamo andati per gradi, no? Un po' per rifarci le ossa e un po' per obbligarci a prendere, diciamo, un'impostazione che non fosse improvvisata ma fosse ragionata, no? In termini di architettura per realizzare applicazioni web. No? Dalla settimana prossima cominceremo ad aprire questo, a vedere, ok, queste sono, finora abbiamo conosciuto appunto lo schema per la costruzione di applicazioni web semplici, vediamo quali sono le tecnologie che ci permetteranno di lavorare sull'aspetto dell'integrazione, sia lato client che lato server. Quindi questo, diciamo, ciò che abbiamo fatto finora diventa un po' il gradino su cui costruire il resto, quindi entreremo un pochino più nel vivo. E prenderemo spunto da un ipotetico servizio web, un ipotetico sito nel quale andremo a integrare le varie cose, no? Questo lo presentiamo mercoledì, una descrizione sommaria delle specifiche, no, di alto livello del sito, e in cui poi andremo a costruire delle piccole aggiunte integrando servizi esterni o facendo in modo che questo sito possa esportare servizi esterni nelle varie modalità. Quindi sarà un po' il pretesto per giocare con le varie tecnologie di integrazione. Quindi l'invito è, perché chi avesse ancora dei problemi sul discorso di installazione, far funzionare gli esempi che abbiamo fatto in questa settimana, di cercare di arrivare, no, mercoledì con i problemi risolti, in modo da essere operativi per, così, costruire sopra. Ok, riprendiamo questa figura e la commentiamo. Mi rilascio al discorso della settimana scorsa. Questa figura rappresenta che cosa intendiamo, o meglio, quali informazioni o concetti ruotano intorno al concetto di servizio. No? Finora avevamo parlato di architettura e servizi come un modo per integrare sottosistemi, adesso concentriamo un po' di più l'attenzione sul singolo servizio. Che cos'è? No? Finora abbiamo parlato di che cosa serve, che problemi risolve. Ma dal punto di vista pratico, per poter parlare compiutamente di un servizio, poi più avanti applicheremo questo nello caso concreto dei web service. Finora questa figura tende ancora, cerca ancora di essere generale, no? Questo è il documento dell'Oasis in generale che parla delle architetture a servizi, non specificatamente dei web service, ma si applica ovviamente praticamente tutto anche ai web service, tranne alcuni punti in cui vi farò notare le eccezioni. Quindi, rispetto ai servizi, ci sono questi sei concetti intorno che ne rendono compiuta la definizione, no? Senza i quali non potremmo, non sarebbe completo, non sarebbe utilizzabile così come l'abbiamo pensato, così come l'abbiamo descritto la settimana scorsa, ossia un servizio offerto da una parte di una componente applicativa che è utilizzabile nel modo più flessibile e disaccoppiato possibile da altre componenti applicative. Cioè, chi crea un servizio offre una funzionalità chiusa, completa, e non si deve interessare di chi la utilizzerà questa funzionalità. Magari oggi so chi la utilizzerà, ma tra 10 anni o tra 5 anni o tra una settimana posso non più saperlo. E quindi dal punto di vista tecnico devo, no, garantire che questo sia fattibile.
che non richieda di andare a pescare, ma là c'è un servizio, però come faccio a chiamarlo? Devo sapere chi l'aveva sviluppato 5 anni fa, andare a parlargli per capire come integrarmi. No, questo non è chiaramente fattibile. Allora, tutte queste informazioni, che sono informazioni di contorno al servizio stesso, cioè il servizio è un pezzo di software che gira, però serve una serie di informazioni di contorno per permettere, soprattutto a chi lo usa, di poterlo usare. Adesso entriamo nel vivo. Allora, innanzitutto un servizio deve essere descritto. Io, prima di poter, diciamo così, richiamare un servizio, devo sapere qual è la sua interfaccia, quali sono i metodi che offre, quali sono le funzioni che svolge, quali sono i vincoli di chiamata e così via. Io prima di chiamare una funzione devo sapere come si chiama questa funzione, quali parametri ha, quale risultato fornisce, ma questo in qualunque linguaggio di programmazione. Il problema è che io sto cercando di attivare una funzione che è remota su un sistema informativo diverso dal mio, e di cui non conosco nulla, non possiedo il sorgente, non possiedo le classi. So che là c'è quella funzionalità, là c'è quella funzionalità che mi dà le previsioni di meteo, però, un attimo, a che indirizzo, dove si chiama, come si trova, che parametri devo passare, il nome della città, le coordinate geografiche, beh, qualcuno me lo deve dire. Ma me lo deve dire possibilmente, anzi, necessariamente, in modo informatico. Perché io potrei benissimo avere un caro PDF che mi spiega, guarda che sul nostro sito ci sono questi servizi. C'è un omino che li legge e poi si costruisce un'applicazione che li chiama implementando la specifica descritta nel PDF. Va bene, no? In mancanza d'altro va bene, ma la soluzione migliore sarebbe che il servizio stesso avesse una propria descrizione informatica, parliamoci concretamente, in un file XML, non un PDF, in cui c'è scritto almeno la descrizione dell'interfaccia. E questo avrebbe due vantaggi, se l'interfaccia, la descrizione del servizio fosse informatizzata e non, diciamo così, descritta in termini di documento umano. Primo vantaggio è che la descrizione del servizio a quel punto potrà essere generata automaticamente a partire dal servizio stesso. Noi faremo così. Noi scriveremo una classe, una servlet, una funzionalità che vogliamo esporre e poi diremo a Eclipse, per favore generami la descrizione del servizio. Tutte le volte che la classe cambia, che modifico qualche cosa, basta rigenerare questa descrizione. Sono sicuro che, diciamo così, siano sempre allineati. Mentre, sai, vai il PDF ad aggiornarlo quando aggiorni l'interfaccia del servizio. E l'altro vantaggio è che chi chiama il servizio può in molti casi generare automaticamente il codice di chiamata adatto a quell'interfaccia. No? E quindi in qualche modo il programmatore non deve necessariamente studiarsi, diciamo così, e programmare a mano il metodo giusto di chiamare quell'interfaccia, ma semplicemente attraverso la descrizione del servizio, in modo, non dico totalmente automatico perché non è possibile, perché il chiamante deve sapere che dati passargli, però dal punto di vista dell'incapsulamento dei dati, dei tipi di dati, dei nomi delle funzioni, eccetera, questo è totalmente automatizzabile. Poi lo vedremo più nel concreto, ovviamente, quando parliamo di web service. No, però diventa altrettanto, cominciamo a convincerci che diventa altrettanto importante, oltre alla disponibilità di un servizio, anche la descrizione dello stesso in termini comprensibili dalle macchine, no? Comprensibili sia da chi offre il servizio, sia da chi lo deve richiamare. Ovviamente, secondo livello, una volta che ho creato una descrizione di un servizio, devo renderla visibile. Se guardiamo la penultima riga, quella che ci dice tutto, la visibilità è l'atto di rendere pubblica e accessibile la service description. Pubblica e accessibile a chi voglio io. Ma deve esserci un modo, un meccanismo affinché io, se voglio usare un servizio della tua azienda, e la tua azienda ha deciso di rendermelo disponibile, o perché lo rende disponibile a tutti, o perché noi due abbiamo firmato un certo tipo di accordo, allora devo avere un modo per poter vedere, leggere quali sono i servizi che offri. Tu hai 200 servizi, li hai descritti,
ma questa descrizione, che poi è un file perlomeno, deve arrivare a me. Quindi io devo sapere che ce l'hai, devo avere il modo di cercarla, di trovarla, e poi devo, dal punto di vista più concreto, avere un canale di connessione a cui tu mi rispondi e non mi dici accesso bloccato. Quindi, questo se vogliamo è l'aspetto tecnico del fatto della disponibilità di un servizio, la sua descrizione è necessaria in tutti i casi. Anche quando il servizio me lo chiamo io stesso, semplicemente lo uso come tecnica di integrazione interna e tecnica di disaccoppiamento dei sistemi informativi interni. Se poi invece parlo anche all'esterno, ho questo passo in più di chiedermi o decidere sotto che forma e a chi dare la visibilità di questa descrizione del servizio, che non vuole ancora dire la possibilità di chiamare il servizio, ma di sapere che c'è e sapere come funziona. No, è una sorta di advertising, non in senso commerciale, ma in senso informativo, no? Ti dico che c'è questo e ti dico che è fatto così. Poi, se lo vuoi chiamare, magari è a chiamata pubblica, oppure magari a pagamento, allora prima di chiamarlo alzi il telefono e mi fai chiamare dall'ufficio acquisti, ci mettiamo d'accordo. Questo è un passaggio successivo. Questo permette un'ampia visibilità, permette anche, dal punto di vista di chi deve usufruire di un servizio, di andare a fare confronti, selezioni, tra più eventuali fornitori alternativi che mi danno lo stesso servizio. È chiaro che il servizio è sapere il saldo del conto corrente bancario di Tizio, questo servizio non può che offrirmelo la banca presso cui Tizio ha il conto corrente. Ma se invece il discorso, appunto, informazioni più generiche, tipo la previsione del tempo, il traffico, la viabilità, i percorsi o cose di questo genere, no? Su cui si possono costruire molte applicazioni, ci sono vari fornitori alternativi diversi. Allora, questa rendere visibili descrizioni di servizio permette a chi deve usufruire un servizio innanzitutto di valutare le varie alternative. Poi decide e poi chiaramente costruisce l'applicazione sulla base di un certo fornitore. A questo punto, prima di poter chiamare, qui siamo ancora sempre nelle informazioni preliminari per poter chiamare questo benedetto servizio, ho capito come è fatto, no? Sono riuscito a trovare una descrizione, questa descrizione mi dice quali sono i metodi che offre, i servizi che offre. A un certo punto devo cominciare a parlare attraverso il meccanismo di scambio di messaggi. Scambio di messaggi però può essere, già ne parlavamo la volta scorsa, di vari tipi, no? Quello più semplice è la chiamata risposta, che emula una chiamata a procedura remota, oppure interscambi di messaggi più articolati, no? Ad esempio un meccanismo è quello del publish and subscribe, no? Pubblica e abbonati. Io dico a un certo servizio, mi interessano aggiornamenti su un certo tema, quindi gli mando un messaggio iscrivendomi a un certo tema e il servizio ogni volta che c'è un aggiornamento su quel tema mi manda un messaggio. Quindi non è solamente chiamata risposta, è ti programmo, no, un abbonamento e tu mi mandi le notifiche quando sono disponibili. Quindi è un meccanismo di scambio messaggi di tipo diverso. Allora, sempre nella descrizione del servizio, nel service description, in qualche modo deve essere esplicitato qual è la modalità di interazione, qual è il pattern di scambio messaggi che ci si attende dall'uso di questo servizio. Altrimenti io mando un messaggio, mi aspetto una risposta sola e poi in realtà me ne arrivano due e non so che cosa farne. Quindi questo descrive, no? Qui ci daremo un grande affare per descrivere come funzionano le cose. Questo per avere una descrizione non ambigua, per poter permettere a chiunque di chiamare un servizio, anche senza necessariamente contattare gli sviluppatori del servizio stesso. E poi, ma questo è meno importante, permettere eventualmente la generazione automatica di una parte del codice. No? Tutto questo dare descrizioni esplicite serve a questo. Permette disaccoppiamento non solo tra i due sistemi informativi, ma anche tra gli sviluppatori rispettivi, no? dei relativi sistemi informativi. E in particolare
il modello astratto dice, no? Ci dice che l'interazione con un servizio, per ottenere le funzioni dette da quel servizio, si compone di un modello comportamentale e un modello informativo. Il modello comportamentale mi dice le sequenze di operazioni e il modello informativo mi dice i contenuti di ciascuna di queste interazioni. Poi in realtà questo modello comportamentale qui è stato distinto ancora tra il modello di azione e il modello di processo. L'azione è il singolo elemento di interazione, il singolo messaggio, e quindi quali messaggi ti posso richiedere, quali operazioni ti posso richiedere e a quali condizioni. Cioè, ti posso richiedere un certo messaggio solamente se ti ho dato precedentemente le mie credenziali d'accesso, ad esempio. E il modello di processo invece è un modello di sequenze, che descrive le sequenze lecite di azioni che si possono richiedere. Quindi, però questo già presuppone tipi di servizi estremamente articolati da chiamare, no? In cui devo fare un'operazione, poi dopo devo farne un'altra, ma la terza non posso farla prima che la seconda sia compiuta, possono esserci dei vincoli, delle interdipendenze temporali. Nel caso di processi o servizi puramente ICT, questo in realtà non avviene quasi mai, è molto più semplice. Nel caso in cui questi servizi sottendano dei processi reali, cioè metti che questo web service stia incapsulando una funzione di una macchina, una fresa di una macchina operatrice, allora quando dici parti, non puoi subito dopo dirgli fermati o dirgli no, riparti, fai un altro pezzo, cambia utensile. Ci sono dei certi tempi, no, per cui la sequenza di interazione è vincolata poi da quelle che sono in qualche modo le caratteristiche della macchina che sto comandando. Mentre se invece parliamo di beni più immateriali come beni, diciamo, informatici, questi problemi di solito non ci sono. Quindi dipende ovviamente molto dal contesto quanto sia complesso o possa diventare complesso un modello comportamentale. In molti casi sono molto semplici questi modelli. Il modello informativo, semplice da capire, è che messaggi ci scambiamo. Quindi ci possiamo scambiare messaggi di 18 tipi. Il tipo 1 è, che ne so, la presentazione, il tipo 2 è la richiesta di informazione, il tipo 3 è la risposta a questa richiesta di informazione e così via. Dichiariamo quali sono i tipi di messaggi e per ciascun tipo di messaggi dichiariamo quali sono i dati in essi contenuti. E quindi ci sarà un campo intero, un campo stringa, un campo data, e qui addirittura usa la parola semantica, dice che cosa significano i vari dati contenuti nella struttura. Questo in realtà è l'unico elemento che nella pratica non esiste, nel senso che non c'è modo di dire che quella data, supponiamo che in un messaggio ci sia una data, allora è facilissimo descrivere il tipo di dato, scusate il gioco di parole, che quella è una data, un data type, forse lo Java direi che è java.lang.date, ma nel caso di messaggi XML, come sono quelli che useremo per i web service, esiste una specifica che si chiama XML schema, XSD, attraverso la quale descrivere e costruire dei tipi di dati, no? Quindi è facile, no? È pallosissimo, ma è fattibile, no? Descrivere che quel determinato campo deve essere una data, e dal punto di vista della interazione tra le macchine lo capiscono, no? Va bene. Cioè, è scritto esplicitamente che quello è un campo data, che poi sia la data di nascita, la data odierna, la data di registrazione o la data dell'ultimo login, sì, puoi scriverlo, ma rimane un commento, puoi scriverlo nella descrizione del servizio, ma a livello informatico chi è che lo capisce se scrivi la data di nascita? Non c'è un dizionario che dia dei codici univoci a tutte le possibili date, tipi di date o funzioni o semantiche associate a una data. Quindi questo è un esempio di informazione che in una descrizione di un servizio la devo mettere, perché se c'è scritto dammi un campo stringa non so cosa metterci. Se c'è scritto dammi il tuo username codificato come stringa, ah beh, l'ho capito. Ma questo lo capisce il programmatore che legge la descrizione del servizio, non lo capisce la macchina, no, che deve creare l'interfaccia. Io vedo un'interfaccia, come vedi, come quando chiamo un metodo di una libreria che non conosco. C'è un parametro string username, vabbè,
quello che capisce il compilatore è che, deve passare una stringa. Quando c'è scritto username mi aiuta a capire che cosa ci devo passare. Se poi il programmatore è stato talmente imbecille che ha chiamato il parametro username e lì dentro invece ci devo mettere un'altra informazione, è un problema di semantica, un problema di, no, di non comprensione del significato che deve avere quell'informazione. Questo è poi il problema più critico. È uno dei problemi su cui crolla, non dico l'architettura servizi, ma alcune delle ambizioni più alte dell'architettura servizi, no? Che tutto venga automatizzato grazie a queste descrizioni intermedie. Alla fine però deve esserci sempre l'omino che capisce cosa sta succedendo. Tu puoi creare infrastrutture, vedremo che nei web service ce n'è tanta, no? Per mandare un 3 devo mandare 2 kilogrammi o kilobyte di XML in varia forma, ma alla fine poi che questo 3, che cosa serve, che cosa significa, lo sanno solo il programmatore che l'ha scritto e l'altro che ha scritto il servizio. E tutto il sistema automatico dell'architettura dei servizi non lo capisce. E quindi questo limita. Ci sono state, ormai siamo così, sono sogni svaniti, no? Ma c'è stato un periodo in cui si diceva, ma guarda che bello, grazie a questa architettura dei servizi, pensate all'esempio prima di avere diversi servizi che mi forniscono le previsioni del tempo. Allora, lo so, li vado a vedere, ne seleziono uno. Per un certo periodo si diceva, ma no, questa selezione può essere fatta in automatico. C'è una macchina, no, che va a scoprire, interrogando dei repository in cui ci sono registrate queste descrizioni di servizi, va a scoprire quali sono tutti i fornitori di notizie meteo e poi sulla base di parametri, di costo, prestazioni, livello di servizio, eccetera, decide a runtime quasi, autonomamente quale chiamare. Sarebbe bello, ma peccato che già anche solo vado a cercare quali sono i fornitori meteo, di notizie meteo, come faccio? Cioè, ho un repository dove sono elencati 12.000 servizi, cerco tutti quelli che hanno meteo nel nome. Non è detto che mi diano quello, quell'informazione. E se poi anche li trovassi, riuscissi a selezionarli, tutti avranno interfacce diverse. Allora, come fa una macchina automatica a sapere se un'interfaccia ha 4 parametri e l'altra ne ha 2, a che cosa corrispondono? Quindi, il discorso, no, della scoperta, dell'automazione semantica della chiamata di servizi, adesso lo sappiamo, l'abbiamo sempre sospettato, è una bufala, no? Ciò che serve molto invece, la parte buona che si è salvata, che usiamo ancora tutti i giorni, è l'infrastruttura, no? Il meccanismo di chiamata. Una volta che ho deciso che tanto devo chiamare quello, e quello lo decido a mano, non c'è santo. Ok, l'altro aspetto che dobbiamo descrivere, e di nuovo questo lo descriviamo in inglese, in italiano, ma lo descriviamo a parole, è l'effetto del richiamare il servizio. Cioè, non serve niente avere solo l'interfaccia di un metodo se non so questo metodo che cosa fa. Allora, già qui distinguiamo due grosse categorie di servizi: servizi che fanno qualcosa e servizi che invece mi danno informazioni. Fai un bonifico oppure dammi il saldo, no? Sono due tipi abbastanza diversi. E ovviamente poi va descritto che cosa fanno. Qui lo chiamano l'effetto sul mondo reale. Cioè, questi servizi si scambiano messaggi avanti e indietro, ma a un certo punto l'effetto finale dell'essersi scambiati questi messaggi è che qualcosa cambia nel mondo reale, oppure, qui lo dice in modo indiretto, nello stato delle entità coinvolte, cioè alla fine nelle basi dati di uno o più dei sistemi informativi coinvolti. Cioè alla fine ho fatto qualcosa, ho cambiato qualche, ho aggiunto dell'informazione, ho ottenuto dell'informazione. Ho fatto partire un ordine. Quindi devo sapere a che cosa serve. Cioè, è chiaro che non posso sbagliare. Un conto è chiedere il prezzo di un prodotto, un conto è far partire un ordine di quel prodotto stesso. Sarà bene che faccia attenzione a non confondere le due chiamate. Quindi da qualche parte deve esserci, diciamo così, la documentazione di che cosa serve questo servizio. Non ci sono molti mezzi per dare questa descrizione che non sia appunto la documentazione. Scriverlo da qualche parte. Il meglio che possiamo fare è scriverlo nello stesso posto in cui c'è il resto della descrizione del servizio, in modo che sia tutto nello stesso file.
E poi, come sempre, chi lo legge, chi lo capisce, sarà un umano. Vabbè, poi c'è questo termine generico, execution context, che è definito nello standard, che per come è descritto è un po' fumoso, in realtà vuol dire, sì, ma a un certo punto abbiamo parlato di delle cose, ma poi ci serve un server fisico, una rete fisica che li colleghi, su cui questi messaggi, queste informazioni possono viaggiare, quindi parla dell'infrastruttura tecnica per la collaborazione, che nel nostro caso sarà quasi sempre internet, questa infrastruttura di comunicazione, o una rete privata virtuale, se facciamo un collegamento business to business in alcuni casi, e tecnologie web con cui incapsulare e spedire questi messaggi. In teoria potrebbe anche non essere, potremmo costruire un'architettura servizi basata sugli SMS, basata sui piccioni viaggiatori. In pratica, soprattutto quando parliamo poi di web service, vuol dire i servizi, quindi l'implementazione di questa visione con le tecnologie web, quindi internet, HTTP e poi XML. Quindi il contesto di esecuzione nel nostro caso sarà sempre quello dei web service, è ben definito e specificato. Potrebbe non essere lo stesso. Lo trovate, probabilmente quando vi hanno raccontato un po' di ingegneria del software, vi hanno citato degli standard, per esempio il CORBA, no? Per standard di interoperabilità tra oggetti, no? Tra componenti. Ecco, questi standard qui in qualche modo richiamano l'architettura servizi, solo che il contesto di esecuzione è completamente diverso. Non è internet, ma sono le varie componenti dell'applicazione che parlano col protocollo, ad esempio CORBA definito. Quindi in quel caso i concetti sono gli stessi, ma il contesto di esecuzione è diverso. Alla fine c'è un vincolo finale o delle possibili restrizioni che possiamo porre sull'effettivo utilizzo del servizio. Cioè, lo lascio libero a tutti, o richiedo un pagamento, o richiedo un contratto preventivo, o richiedo una registrazione dell'utente. Qual è la policy, no? Attraverso cui decido di lasciar fruire gli altri del mio servizio? Sarebbe bello anche questo riuscire in parte ad automatizzarlo, a strutturarlo. Purtroppo sono 10 anni e più che lavoro su web service, non esiste ancora uno standard per la sicurezza, cioè non esiste uno, esisteranno 5-6, ma poi realmente utilizzati e supportati poi in verità da tutti no, scricchiolano abbastanza. Quindi purtroppo parte, no, dell'ambizione dell'architettura dei servizi, che sono quella di costruire, diciamo così, il vero asse portante di tutti i tipi di integrazione aperta, cioè io ho un servizio, ho interesse affinché tutti lo vendano, così, affinché tutti lo comprino, no? Di venderlo a tutti. Vendere vuol dire in certo senso che io devo essere sicuro di chi mi richiama e di questo servizio, e sicuro di poter fare l'accounting e il billing, cioè alla fine dire ok, l'hai chiamato 12 volte questo mese e fa tot, e trasferiamo i soldi, per favore. Questo non si riesce ancora a fare in modo automatico, perché anche solo l'identificazione del chiamante, si può fare la crittografia delle chiamate, cioè quindi un livello di sicurezza, ma quello non dà nulla, perché quando mi collego a un sito sicuro non dice chi sono io, no? Semplicemente viene crittografata la comunicazione. Quindi l'identificazione del chiamante, l'accounting, non c'è. L'accounting è più complicato di quanto sembri, perché l'accounting dice, va bene, quell'utente lì con quella password mi ha richiamato 12 volte, se sono onesto. Ma se tu mi richiami 12 volte e io ti dico che mi ha richiamato 24, chi ha ragione? Dovremmo avere un meccanismo non confutabile per sapere una cosa stupida come quante volte mi hai richiamato, in cui nessuno dei due possa dire non è vero, il dato che mi fornisci a me risulta diversamente. Nel mondo reale c'è la carta che fa questo, le firme. Nel mondo informatico non c'è ancora un meccanismo
accettato, ce ne sono tanti, ma utilizzati diciamo, in casi specifici, un meccanismo generale non c'è. Quindi di fatto cosa succede? Che di caso in caso uno deve adeguarsi alle modalità di, ad esempio, accounting, di pagamento, di abbonamento, eccetera, che fornisce un determinato fornitore. Per cui quando avete deciso tutto, andate a vedere il regolamento, dice ok, allora devo registrarmi su questo qua, mi dà una certa chiave, una certa, normalmente le chiamano API key, chiave dell'interfaccia API, che devo mandarti in ogni messaggio, così sai che sono io, questa chiave è generata crittograficamente, quindi non può essere, se non me la faccio rubare, non può essere rilasciata da terze parti, e poi si va avanti con tecniche specifiche, che quel servizio gestisce in quel modo. Poi vado ad un altro fornitore che ha altri servizi e gestisce in un modo leggermente diverso, concettualmente è la stessa cosa, ma leggermente diverso. Questo, gli standard sono arrivati fino a un certo punto, ma poi rispetto alle complessità del mercato non hanno potuto far nulla. Vabbè, questa figurina cerca solo di riassumere tutto. La cosa che volevo far notare è che c'è questo livello di servizi che è messo a metà, no? E di fatto ci serve a disaccoppiare tutto ciò che sta sotto, i database, servizi di altro tipo, di altre parti, tutte le componenti legacy che tanto ci hanno fatto spaventare la volta scorsa, e rendere disponibili ai livelli superiori, quindi alle applicazioni. Quindi no, questa è solo una figura riassuntiva. Vabbè, con questo concludo, no, il discorso generale sull'architettura servizi. Dalla settimana prossima, se non sbaglio i conti, dovremmo riuscire a parlarne giovedì prossimo, cominciamo a vedere invece la tecnologia specifica dei web services. Questo richiederà in parte un pochino di XML, di approfondimento sull'XML. All'inizio del corso mi avete detto che avete già visto XML, avete già visto il DTD. In realtà non si usano i DTD per specificare il tipo di documento XML, si usano gli XML schema, XSD. Quindi cercherò di fare una parentesi su quelli, senza tediarvi troppo, perché è una cosa abbastanza noiosa e tecnica, grazie anche al fatto che Eclipse è in grado poi queste cose di generarle in buona parte automaticamente. No, quindi noi dovremmo riuscire perlomeno a leggere ciò che viene generato, a capirlo, senza dover entrare troppo nel dettaglio, no, di come costruirselo a mano, per fortuna. Ok, questo era un po' il termine dell'introduzione che dovevo fare. Adesso, come vi ho accennato, chiudo due argomenti sulla parte invece database, accesso ai database, che di fatto ancora una volta ci cambieranno un pochino, ci miglioreranno un pochino il modo che avremo di lavorare. Un po' per accelerare i tempi, ve li racconto subito dopo ieri. Ieri abbiamo appena imparato come accedere a un database in modo pulito, in un modello model view controller, adesso vi cambio già di nuovo le carte in tavola. No? Questo, idealmente uno dovrebbe avere sufficiente tempo da poter lavorare un pochino col modello che abbiamo visto ieri, rendersi conto che ci sono dei problemi e dopo dire, vabbè, allora queste sono le soluzioni. Qui acceleriamo i tempi, facciamo finta che stanotte avete fatto esperienza e passiamo direttamente al livello successivo. Allora, questo il primo punto è molto semplice in realtà, e molto efficace allo stesso tempo. Connection pooling. Allora, il problema che cerchiamo di risolvere qual è? Che ogni volta che io apro una pagina GSP, questa qua si richiama il suo caro Bing, questo caro Bing dovrà fare una query, o più di una, o richiamerà più Bing che hanno più metodi, i quali faranno le query del database, e la prima cosa che fanno questi metodi sarà get connection. Get connection è un'operazione costosissima, perché significa innanzitutto aprire un socket verso un database, passare tutte le informazioni di autenticazione, il server lo deve controllare, deve verificare e deve dare l'ok. Poi c'è questa connessione aperta, gli mando una query e la chiudo subito.
E quindi il costo del tempo, no? Di connessione lo sto buttando via centinaia di volte. Quando poi la stessa pagina JSP, magari un millisecondo dopo, viene richiamata e deve fare di nuovo una query, che magari non è la stessa, ma è una molto simile, su una connessione che è identica, verso lo stesso server, con lo stesso username, con la stessa password. Però ogni volta la apro e la chiudo, la apro e la chiudo. Ma quindi succede che il database spende più tempo ad aprire e chiudere connessioni che non a fare le query per davvero. Se abbiamo 10 utenti per volta non ce ne frega niente, ma se ne abbiamo 100 o 1000, sì. Allora, qual è un trucco, no? Una soluzione che si adotta normalmente? È quello di tenere sempre attive un certo numero di connessioni tra l'applicazione web e il database, un pool di connessioni, come si chiama in gergo. Quindi io, quando l'applicazione web parte, apro già subito 2, 5, 10, è un parametro di configurazione, connessioni tra l'applicazione e il database. Quindi chiaramente c'ho un certo tempo di startup, sarà magari un mezzo secondo che perdo in più allo startup dell'applicazione, ma poi queste connessioni sono lì, pronte, aperte, inutilizzate per il momento. Poi quando una pagina JSP, o una servlet o un Bing, insomma, ha bisogno di fare una query verso il database, prende a prestito una delle connessioni. Senti, mi serve una connessione perché devo fare una query, ne hai di libere? Sì, dammela un attimo, ci faccio la query sopra e poi te la restituisco. Quindi di fatto non avviene mai l'apertura o la chiusura di una connessione. Viene presa a prestito una delle connessioni già aperte e viene restituita al pool, non chiusa, restituita al pool ancora aperta, questa connessione, dopo che la query è finita. È chiaro che qui bisogna fare un attimino di attenzione, che chi fa la query la faccia compiuta. Non posso in una query scrivere open transaction, apro una transazione, e poi non chiudere questa transazione, restituire la connessione al pool, per cui le altre query che altre pagine JSP ignare faranno vanno a finire dentro la transazione prima, che poi rischia di andare in rollback. Abbiamo diverse pagine scorrelate tra di loro che stanno usando la stessa connessione, e quindi dal punto di vista del database è come se fosse un'unica applicazione che sta facendo le query una dopo l'altra. Quindi devo lasciare il contesto database pulito quando chiudo la connessione, quando finisco la mia query, perché la connessione rimane aperta e verrà usata da altri. Ma questa è una piccola accortezza che almeno di bachi di programmazione tendono a non essere un problema. Allora, così facendo di fatto azzeriamo il costo di connessione. Beh, cosa succede quando casualmente abbiamo tanti utenti e il pool di connessioni è esaurito? Dovrebbero essere 10, ce ne sono 10 in uso attualmente. Allora a questo punto, quando faccio get connection, gli dipenderà da come è configurato il connection pool. Si dice, se si accorge che ho tante richieste in questo momento e quindi aumenta il numero di connessioni, e poi quando ci saranno meno richieste ne chiuderà alcune, quindi decide lui quante aprirne in più. Normalmente a questi strumenti di pooling si dà un minimo e un massimo di connessioni, e poi tra questo minimo e massimo loro se la giocano, tenendo aperte il numero di connessioni che ritengono utile in quel momento. E quando ho raggiunto anche il massimo di connessioni, allora se un Bing cerca di ottenere una nuova connessione, di fatto viene messo in attesa. Quel get connection non ritorna finché non ce ne sarà almeno una libera da dargli in mano. A quel punto è chiaro che anche l'intero sito web comincia a rallentare, perché ho delle pagine che rimangono bloccate nella loro esecuzione. Però chiaramente sotto forte carico, se le risorse cominciano ad esaurirsi, non sono mai infinite. Allora, questa ci sembra una buona idea. Se fosse solo facile da implementare, lo faremmo sempre. Non c'è motivo per non farlo, no? Se fosse facile da implementare. Per fortuna è facile da implementare. C'è un oggetto che è specificato nella specifica del Java Enterprise. Va al di là della specifica JDBC e definisce un oggetto che si chiama Data Source, che è un nome strano per indicare un connection pool
di connessioni JDBC. Per cui quello che impariamo a fare adesso nei prossimi due slide è come usare non più l'oggetto driver manager per ottenere le connessioni. No? Finora avevamo usato un driver manager e dicevamo: senti, questa è la URI JDBC a cui voglio collegarmi, dammi una connessione verso quella. Adesso non lo facciamo più noi. Chiederemo all'oggetto data source: senti, gestisci un certo numero di connessioni verso questa URI JDBC e poi rendimi disponibile questo meccanismo di prestito delle connessioni stesse. La cosa carina è che Tomcat sa e implementa questo tipo di specifica, quindi dentro Tomcat è definita una data source e quindi dovremmo semplicemente dire a Tomcat qual è l'indirizzo JDBC a cui collegarsi, a cui, diciamo così, verso cui aprire le connessioni. Quindi questo lo scriveremo nelle istruzioni di configurazione di Tomcat. Adesso vi dico poi il file cosa scrivere, e questo rende disponibile un oggetto di tipo, un'implementazione di tipo di data source. A questo punto non usiamo più il driver manager, ci penserà lui a far tutto. L'unico problema, la complicazione aggiuntiva, è dove si trova questo data source. Cioè, questo è un oggetto che implementa l'interfaccia data source, è dentro Tomcat da qualche parte. In realtà Tomcat, poiché gestisce più applicazioni contemporaneamente, potrebbe anche avere attive diversi data source contemporaneamente per le varie applicazioni, quindi diversi connection pool. Ciò che, e quindi io quando sono nella mia pagina devo chiedere a Tomcat: senti caro container, mi dai il riferimento al data source che mi serve? Come faccio a farlo? Non so come si chiama l'oggetto, non so come si chiama la variabile di istanza che lui ha usato. Lo faccio attraverso un servizio di directory. Un servizio di directory significa un servizio in cui posso registrare dei nomi e questi stessi nomi possono essere interrogati da altri. No, una lavagna in cui uno scrive delle cose e gli altri possono leggerle conoscendo la chiave di ricerca di quella lavagna. C'è tutto un mondo dietro le directory, no, che possono andare dalla rubrica telefonica al directory di servizi a parametri di configurazione, e c'è tutto un mondo che sta dietro a questa specifica che qui è chiamato JNDI, Java Naming and Directory. Un altro di tomi che speriamo sempre di non dover mai aprire, è relativo al tema alla specifica JNDI di come implementare le directory in Java. È una cosa mostruosa, no, come dimensioni, ma Tomcat ne implementa una piccola parte, quel poco che serve per farsi funzionare data source. No? Non implementa completamente JNDI, ma implementa una piccola parte. Però noi dovremmo usare l'interfaccia simile a JNDI per farci dire dove si trova questo data source. Quindi i passaggi saranno: la mia applicazione parte, contatta la directory e gli chiede dove si trova un data source con questo nome. La directory restituisce il riferimento all'oggetto data source. A questo punto all'oggetto data source chiederò la connessione. Quindi io devo dire due cose a Tomcat in realtà, in fase di configurazione. Uno, devo dirgli per favore crea un data source rispetto a questo indirizzo. E due, devo dirgli per favore registra questo data source nella directory con questo nome. C'è questo passaggio doppio. Tra l'altro tutte queste informazioni le mettiamo dentro i file di configurazione di Tomcat. E questo è bello perché stiamo buttando fuori dal codice Java tutto ciò che concerne il database. Non c'è più la stringa JDBC, non c'è più class.forName che alcuni funzionano e altri non funzionano, dipende dall'implementazione di Java, e comunque è brutto perché lì dentro c'è scritto com.mysql. Buttiamo via tutto e chiediamo alla directory: dammi data source con questo nome.
che è stato registrato con questo nome. Lui ti dà l'oggetto, gli dà il get connection e non sai nulla. Tutte le informazioni sul database sono scritte nei file di configurazione. Questo qua è il diagramma delle classi, diciamo così, ufficiale dell'interfaccia data source, che fa vedere di fatto che noi lavoriamo, conosciamo solamente queste interfacce. Queste qua in arancione, non importa se non si legge tutto, c'è l'interfaccia data source, c'è l'interfaccia connection, poi c'è un'interfaccia connection pool data source, che è un tipo di data source ovviamente, un pool connection eccetera, e mentre le parti lilla, no azzurre, sono JDBC driver vendor, quindi sono le parti che arrivano nel nostro caso da MySQL. Le parti grigie sono l'implementazione invece della connection pool, quindi in questo caso sono dentro Tomcat. Quindi noi stiamo usando alcune classi che mi gestiscono il pooling che vengono implementate da Tomcat, le quali a loro volta usano il JDBC driver che è implementato da MySQL, ma noi nel nostro codice non vediamo mai né gli uni né gli altri, perché vediamo solamente l'interfaccia data source che mi dà un oggetto che implementa l'interfaccia connection, punto. Quindi questo è un buon esempio complicato di astrazione rispetto al funzionamento interno. Praticamente cosa dobbiamo fare? Allora, praticamente dobbiamo registrare il data source in J nella directory JNDI e configurare il data source vero e proprio. Quindi sono due slide, che sono queste due. La prima, no, registra appunto dentro Tomcat, dentro il servizio di directory interno a Tomcat. In realtà uno potrebbe anche avere un servizio di directory esterno, ma qui stiamo vedendo cercando di puntare alla minima complessità, e questo lo configura dentro web.xml, webinf. Dentro webinf c'è un file che si chiama web.xml, che contiene alcune informazioni già. Può darsi che non ci sia, perché se non abbiamo avuto bisogno di scrivere nessuna informazione, Eclipse non è detto che lo genera automaticamente, però se andate col menu contestuale, tasto destro, genera uno scheletro di web.xml, c'è questo comando, quindi ve lo fate generare vuoto con l'informazione essenziale, minime, e dentro questo JNDI posso registrare un nome, quindi di fatto una registry un po' particolare, un po' castrata, perché anziché poter registrare, leggere, interrogare dei dati, semplicemente quel file XML lì contiene dei dati che vengono esposti tramite il protocollo JNDI, però non sono dinamicamente modificabili. E questa resource reference è una riga della directory. Quindi questo resource reference, che è una sezione che dobbiamo infilare dentro il file web.xml, e aggiungiamo semplicemente, diciamo, guarda che questa nuova risorsa è un oggetto di tipo data source che vogliamo registrare a livello di container, quindi disponibile a tutte le applicazioni a livello di Tomcat, e ha questo nome JDBC barra testdb. Quindi lui cosa fa? Prende un oggetto di tipo data source e gli dà questo, istanzia, lo crea e gli dà questo nome, nome simbolico, JDBC barra, l'ho chiamato testdb. Questo nome contiene una slash perché il nome, lo spazio dei nomi JNDI è ovviamente uno spazio gerarchico, no? Fatto di varie componenti, e quindi normalmente i data source li registriamo sotto la directory, ma la componente di nome che si chiama JDBC. Quindi nel nostro caso dobbiamo fare un nostro database, l'unica cosa che dobbiamo modificare è al posto di testdb ci mettiamo un nome di nostra invenzione, che è il nome logico con cui accederemo al database. A questo punto, quando Tomcat parte, registra questo nome e lo rende disponibile. Quando io andrò a interrogarlo, poi vediamo il codice per farlo, gli chiederemo dammi una risorsa con questo nome, e lui mi restituirà l'oggetto di tipo data source corrispondente. Oggetto che però bisogna creare, o meglio, bisogna dire a Tomcat di creare. Questo lo facciamo in un altro file che si chiama context.xml, sempre dentro webinf. Il
context.xml vabbè, ha altre informazioni, ma quella che ci interessa è dentro il context, inizia con context come tag di primo livello e poi continua, dobbiamo anche qua aggiungere, inserire, se già non c'era, una risorsa dove le prime tre righe non sono altro che lo specchio di ciò che c'era nel web.xml. Dice, guarda che qua ho una risorsa di tipo data source che voglio registrare a livello di container, quindi l'intero application server, con questo nome. Allora, l'identità di questi tre elementi fa sì che stiamo parlando della stessa cosa. Però mentre prima abbiamo solamente registrato un nome, adesso stiamo dicendo, ok, ma creami davvero l'oggetto e dagli questo nome, mettilo, diciamo così, in collegamento col nome con cui è stato registrato. Sì. E qui gli sto dando dei parametri. Parametri dice che il numero massimo di connessioni attive sarà 100, il numero massimo di secondi per cui la connessione può rimanere idle, quindi non utilizzata prima di venire chiusa è 30 secondi, quindi da quando uso una connessione aspetto almeno 30 secondi prima di chiuderla, giusto in caso dovesse servire. Max wait mi pare sia il massimo tempo che una query può impiegare, insomma una serie di parametri di configurazione, qui ci sono solo alcuni esempi, ma non... Noi va anche bene non specificarli, usare i valori default. E poi finalmente c'è la parte JDBC. Cioè, gli dico verso chi aprire questo pool di connessioni. Quindi io dico, innanzitutto creami un oggetto di tipo data source, e questo oggetto crealo appoggiandoti su questo driver JDBC, e gli do il nome, il quale si dovrà collegare a questa URL, la specifico, questo, lo stesso parametro di connessione JDBC. Semplicemente questa connessione non la facciamo più noi, come applicazione, ma la facciamo fare al container. E quando parte, attiva questa connessione, con quell'utente, con quella password, a questo database e con questo driver di database, con questo driver JDBC. Quando Tomcat parte, prova a collegarsi, qui cambia anche un po' la logica, perché noi normalmente ci accorgevamo degli errori di connessione quando caricavamo la pagina, e la pagina cercava di aprire la connessione e non ci riusciva. Qui gli errori di connessione dobbiamo controllarli qua all'avvio di Tomcat, all'avvio dell'applicazione. In questo caso se la password è sbagliata o il database non è attivo, quando cerchiamo di avviare Tomcat lui non riesce a partire perché non riesce a creare questo, vi dà un errore perché non riesce a creare questo oggetto. Queste sono le uniche due cose che dobbiamo fare, sono istruzioni che diamo a Tomcat, di nuovo l'unica cosa che dobbiamo cambiare è il nome che deve coincidere con quello della pagina precedente e ovviamente il JDBC, l'indirizzo JDBC. Che di fatto è il nome del database, e basta. A questo punto mettiamoci nell'applicazione, abbiamo fatto questo, Tomcat è partito, ha aperto il connection pool e ha registrato il nome del connection pool dentro la directory. Allora, cosa dobbiamo fare noi dentro la nostra applicazione? E quindi faremo una versione aggiornata del DB Connect, che non incapsula più il driver manager, eccetera, ma incapsula queste istruzioni. Devo innanzitutto, prima metà, diciamo, sono due passi. Il primo passo è lavorare con la directory per ottenere il riferimento al data source. Secondo, chiedere al data source dammi una connessione nuova. Il secondo è più facile, data source.getConnection. Si chiama getConnection anche lui, è lo stesso nome, non è lo stesso metodo, è lo stesso nome che usavamo. Prima, no? Quando ottenevamo una nuova connessione dal driver manager. In questo caso non la chiediamo al driver manager, la chiediamo al data source e quindi sappiamo che non è una connessione nuova come quella che ci dà il driver manager, è una connessione usata, ma si va bene lo stesso, che ci dà in prestito il data source. E il risultato è sempre lo stesso oggetto connection, è un oggetto dello stesso tipo, da qui in avanti non ci accorgiamo più di nulla. Con la differenza che quando chiudo la connessione, in realtà il metodo close fa delle cose diverse, è ridefinito in modo diverso, connection è un'interfaccia ovviamente, quindi la classe concreta che mi viene ritornata in questo caso è diversa dalla classe concreta che mi viene ritornata nel caso del driver manager, connection.close non chiude veramente la connessione,
ma dice al data source, guarda questa connessione qui, non la sto più usando, quindi se ti serve prestarla a qualcun altro, fai pure. Quindi si chiama sempre close, dovrebbe essere connection.restituiscila. Si chiama sempre close, così il codice che effettivamente fa le query non deve sapere nulla. Lui farà sempre un get connection all'inizio e un close alla fine. Dobbiamo farlo. È ancora più importante di prima farlo qui, perché altrimenti queste connessioni che tutti prendono in prestito, se nessuno mai le restituisce, finiscono in fretta. E non solo, quando uso la connessione per accedere al database, quando apro i vari result set, i vari statement, devo ricordarmi di chiuderli. Perché prima, quando parlavamo delle connessioni di JDBC, dicevamo sì, sarebbe bene chiuderlo, così diciamo al database che non ci serve più il risultato di questa query. Ma tanto, quando chiudiamo la connessione, questo viene distrutto comunque. Ricordiamoci che però qua la connessione non viene chiusa. Quindi ogni oggetto che non chiudiamo esplicitamente, quando un statement che non chiudiamo esplicitamente, permane nel database a occupare risorse. E quindi ce ne si accorge perché l'applicazione a un certo punto comincia a rallentare sempre di più. Allora vuol dire che abbiamo lasciato delle risorse occupate che, per carità, prima o poi moriranno con il loro timeout, però è un timeout che è più lungo rispetto al tempo di rallentamento del sito. Quindi, qui è facile, nel senso che non dobbiamo imparare nulla di nuovo, se non ricordarci solo realmente di chiudere tutto ciò che non ci serve più. Le due righe sopra invece sono JNDI, quindi chiede initial context, un oggetto di tipo context. Ricordate che abbiamo scritto quelle informazioni in un file che si chiamava context.xml. Quindi qua ci restituisce un oggetto che fa riferimento al contenuto di quel file, e a questo context, in contesto di inizializzazione, quindi di fatto sono i parametri di inizializzazione, facciamo un'operazione di lookup, cioè una ricerca in una directory. Una ricerca di una directory, in realtà vedete che di lookup ce ne sono due. In realtà potremmo far tutto in un'unica battuta, no? C'è un meccanismo gerarchico in cui questa è la radice JNDI naming root, la radice di tutti i nomi JNDI, java due punti comp env, è definito così. Per capire perché è definito così dovremmo studiarci la specifica JDBC, JNDI, cosa che mi sono sempre risparmiato finora e lo risparmio anche a voi. E dopo, dentro questo, ci sono vari sottonomi, tra cui noi abbiamo registrato un sottonome che si chiama barra JDBC barra TestDB. Questo è messo qua come esempio. In realtà tutte queste tre cose potrebbero essere collassate tutte in un'unica istruzione, no, perché questo metodo lookup è sempre lo stesso, quindi basterebbe passargli qua java due punti comp env slash JDBC slash TestDB, tutto qua. E mi restituisce non un context ma direttamente un data source, un oggetto di tipo data source. Qui è semplicemente spezzato per leggibilità. Ciò che facciamo, appunto, un riferimento alla directory, un lookup all'interno di questa directory che mi restituisce un riferimento a un oggetto data source. Questo oggetto data source poi lo uso. Cosa c'è di brutto? Che questo nome qua di nuovo è cablato dentro il codice. Quindi non mi piace che ogni bin di accesso ai dati debba fare questo lavoro qua. Ma noi sappiamo già, noi avremo la versione nuova dell'oggetto di bconnect che abbiamo usato fino a ieri, dentro il quale sarà cablato questo nome. E tutte le classi chiameranno quell'oggetto, quindi non dovranno, queste istruzioni qui non le scriviamo mai. Cioè le scriviamo una volta sola e le mettiamo in un oggetto disponibile a tutti. Che a questo punto non fa più la get connection nuova, ma fa la get connection della. Quindi andremo a modificare il metodo di bconnect.getConnection e gli faremo usare la data source anziché il driver manager. Quindi dobbiamo, di fatto, dal punto di vista pratico, dobbiamo modificare tre file, il web.xml, il context.xml e il dbconnect. L'applicazione no, non tocchiamo nulla, salvo verificare di chiudere tutte le risorse che usiamo. Qui c'è un esempio di un benchmark stupido che era stato fatto, ho trovato una pubblicazione, un articolo di un po' di tempo fa, di confronto tra usare e non usare il connection pooling.
per delle query semplici, tipo quelle che vengono usate dall'applicazione web. No? Ci renderemo conto che in un'applicazione web la complessità delle query che servono per davvero, che vengono usate, sarà infinitamente inferiore alla complessità delle query che vi facevano fare nel corso di base di dati. No? Perché là serviva per farvi passare l'esame, no? Invece qua serve per fare le operazioni reali, che in molti casi sono molto più semplici che non quindi annidate a tre livelli o cose strane, anche perché sarebbero troppo lente e non sarebbero compatibili con i tempi di risposta dell'applicazione. E quindi si vede che qui dice ho fatto 100 iterazioni, ho ripetuto 100 volte le stesse query e ci ha messo mezzo secondo usando il connection pool. Senza usare il connection pool ci ha messo 5 secondi, 10 volte tanto. E ci fa capire qual è la differenza di overhead tra aprire ogni volta, 100 volte una connessione e non aprirla. Anzi, addirittura dopo la seconda, dopo queste 100 iterazioni, quando ne faccio altre 100 delle stesse query, il tempo del connection pool è praticamente scomparso. Perché? Perché questi 500 millisecondi in realtà erano l'apertura iniziale delle connessioni, cioè lo devi aprire per la prima volta. La prima volta che faccio get connection si collega al database, apre tutte le connessioni, poi le ha già aperte e deve semplicemente utilizzarle. Quindi questa è una penalità, questo mezzo secondo viene pagato una volta sola. Mentre qui questi 5 secondi, anche se rifaccio di nuovo le stesse 100 query, sono di nuovo altri 5 secondi spesi. E capiamo che sono spesi a fare apri e chiudi, non a fare le query. Le query sono le stesse nella prima e nella seconda riga. Quindi questo ci fa capire, con i conti della serva, che 5 secondi su 100 iterazioni vuol dire che ogni volta che apro una connessione sono 5 millisecondi, sono 5 centesimi di secondo, 50 millisecondi. È tanto o è poco 50 millisecondi? 50 millisecondi vuol dire che non ne posso fare più di 20 contemporaneamente, non posso avere più di 20 query al secondo contemporaneo. 50 millisecondi è un ventesimo di secondo, giusto? Un ventesimo di secondo per aprire una connessione. Se ho più di 20 utenti contemporanei che visitano il sito e ciascuno di questi utenti carica una pagina e in questa pagina richiede una query, vuol dire che io oltre i 20 utenti non posso andare al secondo. Non ci stanno. Se ci vuole un ventesimo di secondo per aprire una connessione, non ne posso aprire più di 20 al secondo. A meno di usare due database, usare tre, usare quattro. Ma per far cosa? Per usare tutte queste macchine per aprire connessioni? Quindi il tempo potrebbe essere, è ridicolo dal punto di vista, o potrebbe essere ridicolo dal punto di vista del singolo utente che deve aspettare 50 millisecondi in più per avere la sua pagina web. Il problema non è tanto sul tempo di risposta puntuale al singolo utente, il problema è sul numero di utenti che riesco a servire contemporaneamente. Sono conti molto approssimativi, ovviamente, perché magari sono gli utenti che cliccano e poi stanno un quarto d'ora ad aspettare, quindi non contano da uno, contano da una frazione di uno. Ma il ragionamento è sempre lo stesso: io non posso avere più di 20 query al secondo se ogni query impiega un ventesimo di secondo. Non ci sta, non posso dilatare il secondo. O uso macchine multiprocessore, allora in realtà supponendo che il costo dell'apertura della connessione sia il processore, non sia l'hard disk, in quel caso ne ho uno solo. Sono dei vincoli alla scalabilità massima che sono dati dai tempi di risposta. E come si vede che aumentando il numero di iterazioni, ovviamente senza pooling il tempo di elaborazione aumenta in proporzione, mentre invece col connection pooling, vabbè, ovviamente il tempo aumenta un pochino, tra l'altro con delle fluttuazioni dovute poi agli errori di misura, ma di fatto rimane trascurabile. Qui sono 47 millisecondi, non per query, per mille query, quindi ciascuna durava un tempo impercettibile. Ma perché il database lo sa fare il suo lavoro, le sa fare in fretta le query. Il problema, come dicevamo all'inizio, è che l'overhead, no, di aprire e chiudere una connessione è molto più grande che non il tempo di esecuzione della query, perché il database è ottimizzato. Ricordiamoci quando li hanno inventati i database per applicazioni client-server. Apro l'applicazione, l'applicazione apre la connessione sta aperta per 8 ore e poi lì dentro viaggiano le query. Qui stavamo un po' violentando il database, aprendo e chiudendo connessioni ogni volta che un Bing ne avesse bisogno,
E il database si rispondeva dicendo io non sono fatto per far questo, sono troppo lento e perdo la maggior parte del tempo a aprire e chiudere. E allora a livello applicativo diciamo sì sì hai ragione tu, allora cerco di inventarmi un trucco per non farti fare troppe aperture di nuove connessioni. Tutto questo perché oggi stiamo usando database relazionali il cui modello concettuale è stato pensato prima che nascesse il web con un modello di connessione diverso. Ma per fortuna la soluzione c'è e è semplice anche da utilizzare. Quindi, come dicevo, la settimana prossima useremo sempre questo metodo. Quindi vediamo poi i file specifici, no? Così da... è un'operazione di copia e incolla da fare una volta sola, ecco. E questo è il primo punto. Il secondo punto che volevo trattarvi oggi, di nuovo abbastanza specifico, riguarda il modo con cui costruiamo gli statement in JDBC. Beh, noi costruiamo gli statement costruendo una stringa che rappresenta una query SQL. Questa stringa spesso contiene al suo interno dei dati che provengono dall'utente, dall'interfaccia. Ad esempio, se io dovessi ottenere le informazioni relative all'utente che ha appena fatto il login, potrei fare select tutte le informazioni della tabella degli utenti dove username uguale Pippo. Ma da dove lo prendo Pippo? Pippo lo prendo da request.getParameter dello username. Quindi questo Pippo lo metto tra apici e lo concateno all'interno della stringa SQL. Quindi sto facendo in SQL quello che all'inizio facevo in HTML, ricordate, concatenare dentro pezzi di template, di testo fisso con valori di variabili. Fin qua nulla di male. Comincia ad esserci qualcosa di male quando gli utenti si fanno maliziosi. Pensate a un utente che si chiama in un modo strano. Supponiamo che un utente si chiami apice, punto e virgola, spazio, delete, asterisco, from users, punto e virgola, meno meno. Cioè, qual è il tuo username? Questo. È strano che sia un nome di battesimo. Ma cosa succede se io prendo questo e lo metto dentro con request.getParameter? Cosa legge la query? La query legge select asterisco from users where username uguale apice apice. Giusto? Io qua dentro ci sto concatenando il risultato di request.getParameter, ma l'utente ci aveva scritto questo come nome. Quindi where username uguale apice, apice, punto e virgola, delete asterisco from users, punto e virgola. Sto dicendo al database, selezionami tutti gli utenti che non hanno username, che il cui username è vuoto, e subito dopo cancella tutta la tabella degli utenti. E il mio Tomcat prende sta query e la manda al database. Il database diligentemente fa questa select, non trova niente, cancella tutta la tabella degli utenti, siamo a posto. Questo, dopodiché c'era ancora un chiuso apice che poteva dare un errore di sintassi, ma il nostro utente si chiama con punto e virgola meno meno, e meno meno è il simbolo di commento nell'SQL, quindi qualunque cosa ci sia qua dopo viene ignorata. E questo meccanismo si chiama SQL injection, iniezione dentro l'applicazione di codice SQL che decido io, non è il codice SQL che ha deciso il creatore dell'applicazione. E tantissimi siti web sono esposti a questo tipo di attacchi, sono attacchi ovviamente, ma semplici. No. Qualunque casella di testo voi proviate a scrivere delle cose, se chi ha creato l'applicazione è stato così ingenuo da concatenare dentro una stringa SQL direttamente il testo che arriva da voi, lo fregate come volete. È chiaro che dovete sapere cosa scrivere qui, no? Perché dipende da come era composta la query, ma con un po' di con tanto tempo e un po' di tentativi ci arriviamo, no? Allora, questo qui lo vorremmo anche evitare, possibilmente. Specie se stiamo parlando di cose enterprise, qualunque cretino che prova a fare un login sbagliato mi fotte la tabella degli utenti. No, non ci siamo. Questo è un problema fondamentale di sicurezza. L'altro problema è che questa query, di fatto, la stiamo facendo magari molte volte,
dove cambia solamente il valore dell'utente, ma ogni volta il database la vede come nuova perché è una stringa nuova mai vista prima. Allora, la soluzione qual è? La soluzione è quella di avere dei cosiddetti statement preparati prima, prepared statements. Un prepared statement è un template di statement, un modello di statement, in cui a un certo punto ci sono dei marcatori per dire, beh, qua ci va a finire un parametro, qua ci va a finire un altro parametro, qua ci va a finire un altro parametro. Non li so ancora, perché questo è il modello, lo schema, poi i valori specifici dei parametri te li darò dopo. E quindi do dei segnaposto, dei placeholder per dire dove ci stanno dei parametri, e poi al momento della chiamata dirò, io voglio fare una chiamata di uno statement che è quello là che avevo già preparato prima, a cui adesso ti do i valori attuali dei parametri, e quindi fallo partire. Il vantaggio di questo metodo, al di là delle prestazioni, che è più efficiente per il database leggersi lo statement una volta sola e poi eseguirlo tante volte cambiando solamente i parametri, perché l'ottimizzazione l'ha fatta una volta sola, ma possiamo anche fregarci di questa piccola ottimizzazione. Il grosso vantaggio è che quando gli passo i parametri, i valori dei parametri su uno statement già preparato, l'inserimento del parametro lo fa lui, lo fa direttamente alla libreria JDBC. Io le passo l'oggetto Java, non vado a concatenare stringhe. E quindi se questo oggetto Java di tipo string contiene degli apici o delle cose strane, non vanno a cozzare con la sintassi della query. Ci pensa lui a fare tutto l'escaping che serve, mettere tutti i backslash che servono per proteggere gli apici, i punti e virgola e i simboli che in SQL hanno un significato speciale. Io nella pratica è molto semplice, anche qui. Supponiamo di voler lanciare questa query, update la tabella musica e cambia il prezzo di un certo prodotto che è un certo ID. Quindi il template è di questo genere. Allora noi definiamo il template della query mettendo dei punti interrogativi nei posti dove ci saranno i parametri, senza gli apici, anche dove sono le stringhe non servono gli apici, si mette solo il punto interrogativo. Price uguale parametro 1, URD uguale parametro 2, il placeholder è il punto interrogativo. Questa query ovviamente non è completa, non è eseguibile, e la inserisco dentro un oggetto non di tipo statement, ma di tipo prepare statement, quindi prepara un nuovo statement a partire da questo template, da questo modello. Lo prepara e se lo tiene lì. Dopodiché devo fare magari tante query, e per ogni volta che faccio una query io devo impostare il valore dei parametri. Su questo prepare statement ci sono dei metodi set. Set float nel caso in cui sia un numero reale, set int nel caso in cui sia un numero intero, set string nel caso in cui sia una stringa, set date, eccetera, eccetera, per i vari tipi di dati dell'SQL. Ha due parametri, il primo è l'ordine del parametro, quindi 1 sta a indicare al posto del primo punto interrogativo mettici questo valore. 2 sta a indicare al posto del secondo punto interrogativo mettici questo valore. Però vedete che qua sotto non c'è più manipolazione di stringhe, sono oggetti Java che vengono inseriti nella query garantendo la sicurezza. Quindi se anche l'utente prova a scrivere apice punto interrogativo delete asterisco, quell'apice non viene più preso come un chiuso apice della prima query e il punto e virgola non viene più preso come separatore verso una seconda query, ma vengono tutti presi come un nome strano di utente che ovviamente non avrà nessun match nella tabella degli utenti e quindi non fa danno, non riesco a iniettare del codice che verrà eseguito come codice SQL ma delle stringhe che verranno trattate da stringhe. E poi si chiama solamente più il metodo execute. A questo punto, no, su questo prepare statement posso cambiare tante volte i valori dei parametri e ogni volta chiamare execute. Quindi se avessi una query che è usata molto spesso, converrebbe crearla, incapsularla dentro un bin da qualche parte, metterla in scope di applicazione, in scope di sessione, già preparata, e poi farà solamente più set dei parametri e l'execute della query. Quindi, ma anche per noi, tutto sommato, è molto più facile da leggere una cosa di questo genere che non escono le virgolette più get parameter più aperte virgolette chiuso apice eccetera, no? È anche molto più leggibile oltre che più efficiente e più sicuro.
Quindi, di nuovo, così come per il data source useremo sempre quello, per le query useremo sempre questi, così ci togliamo un problema. E di fatto il costo in termini di codice è minimo. Si tratta solo di fare questi due, ma questi setter sono più, tutto sommato, facili da usare, leggibili, soprattutto leggibili, che non concatenare pezzi di stringa. C'è una domanda? Cosa? Non ti sento, scusa, c'è casino. Dentro l'execute, come parametro? Ah, beh, sì. No, perché? Qui c'è un metodo che li calcola, restituisce un array e prendo... È un metodo questo, che creerà un array e lo restituisce. Questo è solo un esempio. È chiaro che qui dentro deve esserci qualcosa. Ok, quindi questi sono i due ingredienti in più che ci serviranno la settimana prossima come metodo di lavoro. Esiste un altro meccanismo per fare circa la stessa cosa. Questo è un meccanismo che avviene lato applicazione. Ci pensa il driver JDBC a tenersi preparati degli statement. Esiste anche un altro modo, che è quello di memorizzare delle query dentro il database, no? Si chiamano store procedure spesso, no? Non so se avete accennato nel corso di base di dati. Posso definire delle procedure dentro il database, procedure che di fatto sono sequenze di query, o query singole o sequenze di query, e procedure che possono essere chiamate con dei parametri. Quindi potrei, anziché preparare uno statement in JDBC, mandare al database l'istruzione crea una nuova procedura, una store procedure con questi parametri, e poi la chiamo, e quindi mando un'istruzione di call. Si può anche fare un pochino meno portabile, no? Perché le sintassi per creare store procedure varia abbastanza tra database e database. Sappiamo che esiste, se ci serve i riferimenti sono qua, ma direi che è più complicato rispetto a quanto ci serve in questo corso, quindi ve lo accenno nel caso di curiosità vostra. Con questo chiudiamo, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie.